vinto, quindi penso che non ci siano state comunque polemiche e altro. Ma secondo te, io ho giocato a calcio e mi sembra abbastanza difficile che quello che ha riportato oggi ESPN sia vero, però secondo te può essere vero quella che nasce tutto da quella botta alla caviglia destra presa da De Michelis contro il Manchester City? Ma io non credo, non penso che abbia preso questa botta. Comunque è passato anche del tempo, e non penso che adesso abbia accusato questo dolore così forte da tenerlo lontano comunque da due sfide, certo ravvicinate, però è passato tempo da quando si è preso questa presunta botta da De Michelis al piede destro. Spero che comunque sia una storia un po', ecco così, un po' montata, ma io sono fiducioso che Leo possa giocare domenica sera contro il Celta. Senti, cambiamo argomento e passiamo un po' a invece la vicenda che riguarda Danilo. Allora, Danilo è stato acquistato, come dicevo all'inizio della trasmissione, ormai l'ha dichiarato il Madrid, insomma, per 31,5 milioni di euro dal Real Madrid. Allora, la cosa che stavamo anche dibattendo, no? Anche qui anche in chat con Francesco e poi anche con Fabio insomma, secondo te il Barça doveva far di più? Doveva prenderlo? Doveva cercare di portarselo a casa? Oppure sta cifra è talmente alta che forse è meglio dialogare con Dani Alves e arrivare al rinnovo di Dani? Allora Max, io ti dico che Danilo è sicuramente uno dei migliori prospetti in Europa, perché anche se effettivamente, come ha detto Francesco prima, non, e anche Fabio, anche se non ha dimostrato di vincere, non ha vinto niente, non ha vinto ancora nulla, certo. Non so se vincerà qualcosa quest'anno, però resta il fatto che in Europa si è saputo imporre. Sicuramente il Porto ha meno pressioni rispetto a un club come il Real o in qualche altro grande club, sicuramente come il Barça. Magari ecco, qui Danilo non si sa ancora come si potrà comportare nel Real Madrid, però ripeto, la cifra è sicuramente alta. Io, come dico ogni anno, il Porto sa fare i suoi affari, cioè riesce a vendere i giocatori talentuosi a un prezzo elevato. D'altronde Danilo l'ha pagato 12 milioni dal Santos e comunque ci ha fatto una bella plusvalenza acquistandolo, vendendolo a Real Madrid. Però ripeto, per me che poi sono 31 milioni e mezzo di più bonus, quindi si arriva a 35, anche 40, quindi una cifra molto elevata per un terzino. E io penso che il Barça, un po' forse per il veto imposto per il mercato, magari chissà, forse nella decisione del giocatore avrà influito anche questo, di non potersi trasferire subito in estate. Magari il Barça forse qualcosa l'aveva fatta realmente, o magari anche su consiglio di Ariedo Braida, che per me lavora sempre sotto traccia, come sì, d'altronde bravo, faceva al Milan. Penso che su suo consiglio abbia detto di muoversi su altri lidi, cercando magari, ecco, Darmian, che sta facendo una stagione strepitosa al Torino e lo ha dimostrato anche contro l'Athletic Bilbao, quindi non stiamo parlando di una squadra che comunque non sa giocare in Europa. L'Athletic Bilbao sicuramente sulla carta era anche più forte del Torino, però il gioco di Ventura, Darmian, comunque le sue galoppate sulla fascia hanno influito molto in quella sfida, soprattutto al ritorno. Quindi io spero che sia veramente Darmian il terzino che possa arrivare, anche eventualmente con la conferma di Daniel Alves. Quindi ovviamente tu dici, proprio guardando al futuro? Sì, perché comunque Daniel Alves ha 31 anni, prossimo ai 32, e invece Darmian ne ha esattamente 6-7 meno, quindi si parla di 25 anni. E Braida lo conosce benissimo, perché Darmian viene dalle giovanili del Milan, e quindi io penso che possa essere lui una futura realtà per la squadra. E anche una bella scoperta. Certo, come dicevi tu in trasmissione prima, diciamo che non ha
i piedi delicati, magari, ecco, non è un po'... Però io penso che sotto la guida di un tecnico comunque preparato come Enrique, come Lucio, e sicuramente trovandosi in un contesto totalmente diverso, penso che possa migliorare tantissimo. Senti, allora, ritornando un po' alla questione di Leo, perché tre minuti fa Francesco Gambino, che è appunto del gruppo, ci manda sì. il link che ho appena visto di Quattro. Poi vedete un po' come... ci manda il link di Sport dove c'è un'immagine di Quattro della appunto della televisione Quattro spagnola che fa vedere questo piede di Leo Messi, no, con questo grosso ematoma. Allora, fatalità, tutto è successo su WhatsApp, mi scrivono da Barcellona, ok, allora, ve lo leggo, okay. Mi dicono, lo sto traducendo dallo spagnolo. Mi dicono che loro non credono a questa cosa di Quattro, e attenzione che Quattro è parte del canale Fininvest, Mediaset, che è quello che in queste due settimane fa ha cacciato un noto presentatore, perché in queste insomma aveva, diciamo, preso le parti contro diciamo del primo ministro Rajoy. Dice, vabbè, ma che c'entra questo? Beh, c'entra sempre in questo progetto madridista di Florentino, un po' per destabilizzarci, perché io anche dico, ma insomma, Leo si fa il video da solo, o lo fa fare, insomma, non c'è una faccia, non c'è nulla che è riconducibile a Leo Messi su queste immagini. Allora, io dico, insomma, a chi ci ascolta, lo dico anche a te, Giuseppe, forse sarebbe meglio aspettare che torna a Barcellona e ci dirà al club che cosa c'ha. Io dico che se c'ha una cosa di questo genere sarebbe grave che non è tornato subito a Barcellona con piede di come fa vedere qua. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. È meglio aspettare che rientri a Barcellona, ma d'altronde l'abbiamo visto un po' come molte cose possono essere ingigantite. Riprendo velocemente il sì. caso, diciamo, che è successo di Marchisio, ad esempio, con la nazionale italiana. Bravo. Si prospettavano 8 mesi di stop, addirittura carriera a rischio. Bravo. Invece la Juventus ha appena fatto i test, Marchisio sarà disponibile per la sfida di Champions League e molto probabilmente per quella di campionato. Quindi meglio non creare allarmismi. Sicuramente il Real con Florentino Perez, che crea sempre, come tu ben detto, questa campagna destabilizzante, ovviamente contro il Barça, perché in questo momento penso che Real Madrid si senta abbastanza di rodere in tutto. Lo vediamo anche sul fatto della finale, no, di Coppa del Re, no? Non andare esattamente. Dopo si dice anche che sia stato Florentino Perez a pagare 1 milione di euro per non permettere di far giocare il Barcellona al Santiago Bernabeu. Quindi addirittura arrivare a tanto, ovviamente sarebbe il colmo per il Real vedere che il Barcellona avesse alzato magari la coppa nel loro stadio. Oppure i fischi, no? I fischi, quindi... Io sono testimone, ero alla finale, quella famosa la famosa finale contro l'Atletico Bilbao, no? Dove vincemmo la coppa, sì. l'ultima Coppa del Re a Valencia, e devo dire che è stata tutto lo stadio era a fischiare l'inno spagnolo. Quindi voglio dire, farlo a Madrid, nel Santiago Bernabéu, a 6 mesi dalle elezioni politiche, credo che sarebbe stato uno smacco enorme per tutti. Sarebbe stato un bello smacco, bene. Sì. Senti, cambiando invece anche qui discorso, che ne pensi invece di questa storia di Xavi che andrà probabilmente via andrà lì nel Sadar, no? Tu pensi che il club, ecco, nell'Al-Sadd, sì, appunto, in Qatar. Pensi che il club doveva tenerlo a tutti i costi, fargli finire la carriera, oppure è un bene che va lì e poi magari torna e diventerà il prossimo allenatore del Barça tra qualche anno? Allora, io penso che ovviamente è una scelta più da tifoso. Ovviamente io Xavi
Xavi lo avrei tenuto. Però ti spiego, io penso anche che forse è stata comunque una decisione scelta da lui. Cioè, d'altronde penso che un giocatore arrivato all'età di 35, 36, 37 anni, quando ti viene proposta un'offerta irrinunciabile, perché quella dell'Al Sadd è stata irrinunciabile per Xavi, 10 milioni l'anno per un anno o due anni con opzione per il terzo, e poi avrebbe comunque partecipato nella commissione per organizzare i mondiali del 2022 che si terranno in Qatar, cioè avrebbe proposto la sua organizzazione. Io penso che alla fine sia stato anche lui a scegliere questo. Quindi magari, ecco, non è stato detto, non verrà detto ovviamente, però come dice Piqué, il calcio va avanti, cioè le bandiere comunque sono nate per un club, poi sono passate, sono arrivati altri giocatori che hanno comunque fatto la storia poi successivamente. Quindi io penso che Xavi non sarà mai dimenticato né dai tifosi del Barça né da tutta la società e gli stessi giocatori. Io spero realmente che un giorno possa tornare da allenatore, sarebbe veramente una cosa stupenda per tutto il mondo blaugrana. Però allo stesso tempo io ho fiducia che possa invece arrivare un degno sostituto, che confido sempre nelle qualità di Ariedo Braida, e io ho come il presentimento che stia trattando Pogba, non dico in gran segreto, ma ci siamo quasi, diciamo. Io penso che si stia trattando Pogba. Senti, ma secondo te, ecco, questa cosa di Braida che sta un po'... Anche Fabio prima ha usato un termine, secondo me, azzeccatissimo, cioè l'ultimo arrivato è quello che sta lavorando di più, forse anche meglio degli altri, e sta anche dando delle, diciamo, delle certezze, o quantomeno sta creando un futuro. Ma non c'è il pericolo, secondo te, che vincendo le elezioni, chiunque le vinca, non ovviamente questa giunta, quindi Bartomeu, possa mandare via Ariedo Braida? Allora Max, io no, non credo, per il semplice fatto che parla la storia per Ariedo Braida. Cioè Ariedo Braida non è stato preso, comunque forse è stata veramente una delle poche scelte che questa giunta ha fatto, penso la possa condividere, perché Ariedo Braida, come è stato soprannominato, è l'architetto del grande Milan, non per niente lui e Galliani comunque nei tempi d'oro del Milan hanno acquistato giocatori fortissimi, hanno sempre avuto l'occhio per i talenti. E io penso che loro l'abbiano acquistato proprio in virtù del fatto che Braida sia bravo nel cercare giocatori talentuosi o sicuramente dei prospetti per il futuro. Non si muove mai, diciamo, in maniera scontata. Se a lui piace un giocatore è perché veramente quel giocatore ha qualcosa di speciale. Quindi mi fido che non venga assolutamente mandato via, perché è una persona assolutamente competente, anche se nell'ultimo anno e mezzo è stato messo un po' da parte, ma diciamo penso che la società del Milan sia più disastrata di quella del Barcellona, e quindi una persona competente come lui ha preferito comunque andare via, e credo che col Barcellona ci saprà fare. Sì, io poi la condivido anche il tuo pensiero, l'hai scritto anche sul gruppo che poi sulla pagina di Darmian, perché poi Darmian, io l'ho detto all'inizio della trasmissione, che giocando, ormai affermandosi nel modulo di Ventura col 3-5-2, riesce comunque, noi giochiamo con i terzini veri, alti, non come la maggioranza delle squadre italiane che fanno finta di far scendere i terzini. Sì, è molto difensivo. Ecco, lui si troverebbe bene. Certo, la differenza è che, insomma, tanto, tanto bravo, tanto intelligente tatticamente Darmian, però i piedi dolci non ce l'ha. Io mi ricordo quando è venuto un mostro sacro anche della nazionale italiana, che è Zambrotta, quegli anni, insomma, l'ho visto più volte al Camp Nou giocare,
Io mi ricordo però Belletti, io ho sempre preferito Zambrotta, però cavolo, Belletti c'aveva i piedi più dolci di quelli di Zambrotta. E sai, poi io magari ci passavo sopra, perché secondo me